Buongiorno a tutti e bentornati a questa lezione del corso che si intitola Pillole di R. E oggi parliamo di statistica bayesiana, che è un approccio un po' particolare ma molto utile all'inferenza statistica, e vi farò vedere più che altro un software che è Stan, che fa inferenza bayesiana al di fuori di R, ma che può essere integrato in R attraverso un pacchetto chiamato BRMS. Sono Jacopo Cerri. Sono borsista di ricerca presso l'Università di Torino e se avete dei dubbi, delle curiosità sulle cose che ho spiegato, mi volete richiedere materiali oppure insultare, potete scrivermi a questa mail che vedete riportata. Dove eravamo rimasti? Avevamo visto che l'inferenza statistica, l'approccio classico, quello che trovate in molti libri tipo il Fowler e Cohen, quelle robe lì, è quello dell'ipotesi nulla. L'ipotesi nulla ha una serie di problemi. Diciamo che è un approccio in bianco e nero, cioè dice se un effetto è significativo o no, però per esempio in realtà non è che ha nessun meccanismo poi né per dire quanto l'effetto che io ho testato sia grande, né per esempio diciamo. Non è pensata per individuare differenze sottili, nella realtà ci sono tanti grigi. L'ipotesi nulla ti dice solo se è una differenza, per esempio, tra due medie del peso di individui in due gruppi, un controllo e un trattamento, è significativo o meno. È difficile da, diciamo, sia da calcolare che da interpretare, è un approccio macchinoso, perché in pratica io a partire dai dati devo scegliermi la statistica più idonea e poi condizionatamente alla dimensione campionaria e alla mole dell'effetto che io voglio rilevare, devo calcolarmi una statistica. E poi è condizionata al campionamento e alla stopping rule, quindi sia al tipo di campionamento di estrazione dell'osservazione dalla popolazione, che al criterio che io uso per fermarmi nella raccolta dei dati. Ci sono altri metodi, frequentisti o bayesiani. Grosso modo ci sono tre metodi di inferenza statistica: l'ipotesi nulla e la massima verosimiglianza, che sono entrambi frequentisti, e poi la statistica bayesiana, quella che vediamo oggi. Allora, per esempio, un altro metodo frequentista è quello della massima verosimiglianza. La massima verosimiglianza, stima un parametro, basandosi soltanto sui dati. Per esempio, stima il parametro come quello che massimizza la probabilità di osservare i dati che noi abbiamo misurato. Per esempio, io raccolgo il peso dei gamberi della Louisiana che noi abbiamo nel dataset e lo posso modellare come una distribuzione normale. E lui mi calcolerà diciamo, il valore atteso di questo peso dei gamberi maschi e delle femmine e mi genererà poi un intervallo di valori che stanno intorno a questo valore atteso. Io potrei, per esempio, confrontare questi intervalli delle stime e vedere se il peso dei maschi è completamente diverso da quello delle femmine, però il problema è che se i due intervalli sono completamente esclusivi, quindi l'intervallo di valori attesi dei maschi è completamente al di fuori dell'intervallo delle femmine, e io posso dire che c'è una differenza, però nella realtà, per esempio, i due intervalli dei valori attesi dei due gruppi potrebbero essere sovrapposti, quindi alcuni maschi potrebbero pesare come le femmine e alcune femmine potrebbero pesare come maschi. In quella situazione, a me ci si importa? Boh, nel senso, la massima verosimiglianza qua ha dei limiti. Quindi si cominciò a usare la statistica bayesiana. Allora, la statistica bayesiana è diversa. È diversa, si basa anche su un concetto di probabilità diverso da quell'altre. Ora io vi dico soltanto gli elementi macroscopici del suo funzionamento. L'inferenza statistica è come un motore che muove una macchina. Ci sono tre motori, diesel, benzina e elettrico, e ci sono tre tipi di inferenza statistica. L'ipotesi nulla, la massima verosimiglianza, che sono entrambi frequentisti, quindi come il benzina e il diesel utilizzano combustibili fossili, e poi c'è la statistica bayesiana che è come motori elettrici, funzionano in un modo diverso. Se uno non ha da aprire il motore, da ripararlo o da migliorarne il funzionamento, serve relativamente capire quali sono le differenze fra i tre gruppi. Serve soltanto, secondo me, capire gli elementi principali sul funzionamento di questi motori, perché poi le macchine vanno in un modo diverso. Però noi che siamo scienziati applicati dobbiamo saper guidare una macchina e ci interessano solo pochi elementi del motore. Questo è il motore della statistica bayesiana, è il teorema di Bayes. Non ve lo spiego perché ci sono spiegazioni dettagliate, comprensive, anche con esempi molto carini su internet, su un sacco di libri. Però in sostanza come funziona? Allora, avevo detto prima che nella massima verosimiglianza il discorso è semplice. Io assumo che il peso, per esempio, dei miei gamberi maschi sia rappresentato attraverso una distribuzione normale e il processo della massima verosimiglianza automaticamente mi stima il parametro. Il parametro è una quantità ignota che viene stimata a partire dai dati. In questo caso il parametro
è il peso dei gamberi maschi. Lui mi stimerà un valore atteso del peso dei gamberi maschi e un range di valori possibili che possono essere nella realtà, semplicemente partendo dai dati e da un assunto sulla distribuzione del processo che segue una distribuzione normale. Nella statistica bayesiana è un pochino diverso perché, allora, io prima di raccogliere, di aver osservato i dati, dico che secondo me il parametro di interesse è distribuito secondo una distribuzione normale, per esempio, oppure un'altra distribuzione. Per esempio, io se non ho nessuna informazione di base posso dire anche che è distribuito secondo una distribuzione uniforme, in cui tutti i valori del parametro sono equiprobabili. Immaginatevi una distribuzione uniforme, sarebbe una linea piatta qui. In questo caso invece dico per esempio che è distribuito come una distribuzione gaussiana. Successivamente io utilizzo una funzione di verosimiglianza che è diversa dalla massima verosimiglianza, si chiama in modo simile ma è un'altra cosa, che mi gestisce l'informazione dei dati e io combino l'informazione a priori e l'informazione dei dati per ottenere una distribuzione a posteriori, quindi successiva al mio aver osservato i dati, che combina queste due fonti di informazione e mi restituisce una stima finale sul valore del parametro, basata sia sulle mie credenze a priori che sull'informazione contenuta nei dati. Vedete che c'è un'importante differenza, cioè che lui mi dà anche quali valori del parametro sono i più probabili. Ora cerco di farvelo capire meglio. Nell'intervallo di confidenza frequentista, per esempio, io ottengo il valore atteso del parametro, per esempio il mio peso dei gamberi, e un range di valori che gli sta intorno. Per esempio, io posso vedere che la lunghezza dei miei gamberi ha un valore atteso medio di 5 cm e mezzo, e praticamente gli altri valori plausibili stanno in un intervallo di confidenza al 95% che va da 3 cm e mezzo a 7 cm e mezzo. Però io non so all'interno di questo intervallo qual è il valore più plausibile, cioè tutti i valori sono equiprobabili. L'intervallo di confidenza frequentista è di questo tipo, cioè io ho un range di valori e diciamo poi tutti i valori all'interno di quel range sono equiprobabili. Molti software statistici ve lo flottano in questo modo in verticale con la media nel mezzo, ma non è che la media è più probabile degli altri valori, cioè tutti sono equiprobabile. Nell'intervallo di credibilità bayesiano, invece, con la distribuzione a posteriori, io posso vedere qual è il valore più probabile del parametro di interesse. In questo caso si vede che il valore più probabile è 5 cm e mezzo, però con una curva diversa potrebbe essere anche 6 cm, non è mica detto sia simmetrica. Allora, come funziona la statistica bayesiana? In R ci sono dei software, dei pacchetti ormai che fanno modelli bayesiani. Una volta c'era MCMC GLMM che viene usato tuttora per molti modelli di regressione, però tradizionalmente ci sono software esterni. Una volta c'era per esempio Bugs, WinBugs oppure OpenBugs, io ho iniziato a lavorare con quello che era molto lento e che girava molto spesso esternamente ad R, anche se poi c'erano dei pacchetti. Poi c'è BFV che è un pacchetto integrato per utilizzare un linguaggio simile a Bugs che è JGS. Just Another Gibbs Sampler, perché praticamente la statistica bayesiana funziona che estrae, stima la distribuzione a posteriori estraendo valori da un processo computazionale che sono le Markov Chain Monte Carlo. E questo processo per estrarre valori si chiamano sampler, campionatori, uno dei più diffusi era quello di Gibbs. C'era JGS e Bugs che si basavano su quello di Gibbs. E BFV controlla JGS che è leggermente più veloce. E oggi c'è Stan, che è il software principale. C'è un altro software sviluppato dal 2014-2015 che si basa su un'approssimazione gaussiana, è diverso, si chiama ILLA, è molto più rapido. Il problema dei software per la statistica bayesiana, come vedremo tra un po', è che sono schifosamente lenti. Cioè, mentre un modello che utilizza la massima verosimiglianza vi calcola il parametro in una frazione di secondo, anche un modello molto semplice su un qualsiasi software per le regressioni tramite inferenza bayesiana non impiega meno di 1 o 2 minuti, per cui capite che può essere 100-200 volte più lungo in termini di consumo di tempo. Andiamo un po' a vedere BRMS. BRMS io ve lo consiglio perché secondo me è la piattaforma più utile per imparare a fare statistica bayesiana su R. Consente di interfacciarsi con Stan, quindi con il più nuovo dei software per la statistica bayesiana, e
e è basato su delle simulazioni MCMC, e praticamente la sintassi però è quasi identica a R oppure a quella di altri pacchetti per i modelli di regressione come LM4 o GLM. Ha delle interfacce grafiche integrate, ha una gamma di distribuzioni praticamente infinita, cioè quando voi usate il comando GLM per i modelli lineari generalizzati frequentisti in R avete 5 o 6 opzioni, lui gestisce variabili risposta distribuite secondo 5 o 6 distribuzioni diverse. Nella statistica bayesiana tipo Stan ce n'è una quarantina. Riesce a gestire la correlazione spaziale o temporale, abbastanza semplice, per correlazioni più complesse ci sono altri software, e poi ha un'ottima letteratura di base e un'ottima community. Andiamo a vedere un po' come funziona Stan. Allora, questo è, intanto si carica il dataset, vi faccio l'esempio per esempio dei coccodrilli. Vi ricordate, noi avevamo questo dataset che contiene informazioni sugli attacchi di coccodrillo marino all'uomo in una serie di paesi, c'è cioè la data dell'attacco, nelle righe ci sono le singole unità osservazionali che sono gli eventi di attacco. Ogni evento di attacco ha delle informazioni, sia sul luogo dell'attacco e la data dal 2000 a oggi, le caratteristiche della vittima, quindi sesso e età, l'esito dell'attacco, quindi se la persona è morta o meno, la taglia del coccodrillo e basta, insomma. E noi eravamo interessati, per esempio, a vedere se la taglia del coccodrillo influenzasse la probabilità, che un attacco fosse, letale o meno. Ci potrebbe essere un altro confounder, come vi avevo detto nella lezione sull'inferenza statistica, noi dovremmo controllare per stimarci l'effetto, che potrebbe essere l'età della vittima, perché l'età della vittima potrebbe sia influenzare la taglia del coccodrillo che attacca, con coccodrilli piccoli che per esempio non attaccano persone grandi, che la probabilità di sopravvivenza, perché magari un adulto sopravvive meglio di un bambino. Però in realtà si vede che non c'è tutta questa relazione tra l'età della vittima e la taglia del coccodrillo. E non ci sono chissà che differenze in termini di età della vittima tra quelle che sono morte e quelle che sono sopravvissute. Per cui possiamo fare un modello classico, per esempio posso modellarmelo con una regressione logistica. Nella regressione logistica è un po' complicata, si basa sul rapporto degli odds, vi consiglio di vedervi un po' come funziona su un libro, però sostanzialmente io posso fare un modello, alla fine ho il mio summary. Il mio coefficiente in questo caso è il beta della regressione e mi dice praticamente di quanto aumenta il logaritmo della probabilità di morte per ogni metro di lunghezza in più del coccodrillo. In questo caso il logaritmo della probabilità di morte mi aumenta di 1,74, che se io lo trasformo con un esponenziale mi viene fuori che sostanzialmente per ogni metro di extra di lunghezza del coccodrillo la probabilità di morire aumenta di quasi 6 volte, di 5 volte e 97. Questa è l'evoluzione della probabilità di morire per l'aumento di taglia del coccodrillo. Vedete che piano piano c'è questa curva che è una sigmoidale e che per coccodrilli poi lunghi 6 metri è garantito che schiantate sostanzialmente, per cui non andate a far bagno in Indonesia. In realtà si può fare anche con BRMS, ve lo faccio vedere. Qua vedete una regressione logistica bayesiana, la sintassi è praticamente identica, c'è cioè il comando BRM che sostituisce GLM. BRM sta per Bayesian Regression Model, modello di regressione bayesiano. Gli date outcome, la taglia del coccodrillo, i dati e poi la famiglia, non li date binomial ma li date Bernoulli e Logit, e poi dopo dovete dargli dei parametri per il funzionamento del modello, dovete dirle quante catene, su quanti core farlo girare. Io ho un computer con 6 core e gliene do solitamente 4, anche perché non credo che BRMS sia in grado di gestire più di 4 core, però il vostro processore praticamente è come se avesse 4 motori differenti, 4 catene di montaggio diverse, e voi gli dite di scorporare il processo su quattro catene diverse, quindi ci mette ovviamente un quarto del tempo che ci metterebbe a girare su un solo core. Li posso dare anche la distribuzione a priori. Normalmente, allora, se non specificate il parametro prior, lui lo fa con una distribuzione a priori poco informativa, mentre invece se gli date la distribuzione a priori, generalmente questa è quella che si dà per le regressioni logistiche, vedete che viene fuori. Adesso ci mette circa un minutino. Andiamo un po' a vedere. Ci sono altre cose. Vediamo un po'.
alla fine come funzionerà? Lui sta girando, vedete che qua vi compare la scritta compilare il modello in C++ e sta lavorando, ci mette circa un minuto per fare questo modello. Capite che mentre GLM me l'ha fatto praticamente in un batter di ciglia, cioè, quindi anche se ci ha messo un secondo, ma forse ci ha messo anche me mezzo secondo, 5 decimi di secondo, capite che lui ci mette circa un minuto, per cui ci mette 120 volte, un tempo 120 volte più lungo, quindi c'è la differenza. Questa cosa è un dramma perché poi quando fate la power analysis bayesiana, che dopo vi spiego come si fa, è un processo estremamente lungo, che richiede delle simulazioni. Per esempio, per il dataset dei coccodrilli trovate un esempio e vedete che, cioè, a me ci ha messo 2 ore soltanto per farla con una dimensione campionaria. Per farla con una dimensione campionaria variabile da 50 a 2000 animali mi ci avrebbe messo 6 giorni, una cosa del genere. Comunque, alla fine cosa succede? Con la funzione summary, lui mi fa esattamente come in GLM, mi fa il riassunto del modello. Vedete che il coefficiente è praticamente uguale e c'è un intervallo di credibilità. Poi devo fare la funzione float. La funzione float è fondamentale perché il funzionamento dei modelli bayesiani, bisogna controllare sia corretto. Queste sono tutte le catene di Markov, noi bisogna osservare sostanzialmente che vadano su e in giù in modo caotico, e questa invece è la stima della posteriori dei parametri, questa è l'intercetta del modello e questo è il mio beta del mio coefficiente di regressione. Vedete, i risultati sono molto simili. Vedete per esempio che nel GLM, in quello frequentista, nella regressione logistica frequentista, non c'era questa stima su quale valore del parametro, quindi del beta, del coefficiente angolare del mio modello di regressione fosse il più probabile. Qua si vede che il più probabile è 1,7. La cosa ganza è che mentre per fare gli effetti marginali, quindi per rappresentare graficamente l'evoluzione della mortalità in funzione della taglia, per GLM avevo bisogno di un altro pacchetto che è SJFloat, in BRMS c'è un pacchetto manuale, c'è un pacchetto integrato dentro con il comando marginal effect. Lui me lo fa automaticamente, viene molto carino. E di qua invece c'era bisogno di usare il comando float model, però vedete che i risultati sono praticamente uguali tra la prima è bayesiana e la seconda è frequentista. Proviamo a guardare un po' come cambia. Allora, sostanzialmente questo è il mio modello. Quella tratteggiata in nero è la distribuzione a priori del modello, mentre questa che voi vedete evidenziata in rosso è la distribuzione a posteriori. Ovviamente si può vedere come la distribuzione a priori influenza la stima ottenuta nella distribuzione a posteriori. Ci sono 3 dimensioni campionarie, proviamo a farlo per queste tre. Ci vorrà uno, due, ci vorranno circa 6 minuti che io non ho, per cui ho fatto un errore. Comunque questa cosa ve la farò vedere dopo. Se girate questo comando dopo, no, non serve nemmeno, vedete che praticamente dovete prima evidenziare questo comando e dargli invio e poi dopo evidenziare questo e dargli invio e vi compariranno dei grafici che vi fanno vedere come praticamente al variare della distribuzione campionaria l'importanza della distribuzione a priori e a posteriori vari. Ora in questo caso vedete che non c'è così tanta differenza, in questo caso vabbè ve lo faccio vedere, dai, fitto un modello informativo e un modello poco informativo, cioè per 3 dimensioni campionarie, quindi 1600 osservazioni, 800 osservazioni o 200 osservazioni di attacchi di coccodrillo, ha dato un modello con una priori diffusa, che credo sia una specie di uniforme, una cosa del genere, quella che lui fa di default, e invece un modello con questa distribuzione a priori semi-informativa, quindi distribuita come una regressione normale. Vi consiglio, tanto che il modello gira, ve ne parlo un pochino, c'è un articolo molto bello, che è questo, guardatevelo. È un articolo che è stato pubblicato su Oikos che si intitola Moving Beyond Non-Informative Priors: Why and How to Choose Weakly Informative Priors in Bayesian Analysis, che vi spiega come si sceglie la distribuzione a priori negli studi di ecologia e che importanza può avere sia sul funzionamento del modello che sulla stima del parametro. Adesso cerchiamo di vedere un po', mi ha fatto il primo modello, poi mi farà il secondo. Mentre questi modelli girano, cerco di spiegarvi come funziona sostanzialmente, vediamo un po', l'inferenza bayesiana.
L'inferenza bayesiana è concettualmente facile. Allora, si basa, l'approccio più diffuso è quello della regione di equivalenza pratica. In inglese è chiamata ROPE, tipo corda, Region of Practical Equivalence. È una cosa che ha proposto Kruschke non tantissimi anni fa, intorno al 2013 al 2014, e concettualmente è semplicissima. Allora, l'ipotesi nulla non viene calcolata in modo differente a seconda delle varie statistiche, ma è semplicemente un valore del mio parametro che costituisce il mio riferimento di base, una regione intorno a quel valore. Io poi mi calcolo la mia distribuzione a posteriori del parametro. Se almeno il 95% dei valori della posteriore del modello cade in questa regione di equivalenza pratica che io ho identificato, accetto l'ipotesi nulla. Altrimenti, se cade meno del 95% dei valori della posteriori, posso dire che c'è una determinata differenza rispetto all'ipotesi nulla. Per esempio, nel caso dei gamberi, io posso, mi calcolo, dopo vi farò vedere l'esempio, posso calcolarmi, il peso dei gamberi maschi e posso anche modellarmelo. Io voglio vedere se ci sono delle differenze rispetto al peso dei gamberi femmine. Come vi avevo fatto, notare nella lezione sull'inferenza, io devo, diciamo, avanzare anche un'attesa teorica sulle differenze tra gruppi. Per esempio, io voglio vedere, diciamo, posso identificare una regione di equivalenza pratica pari al peso mediano delle femmine e a un intervallo, del 10% più o meno intorno al peso mediano delle femmine. Quindi, se il mio valore stimato del peso dei maschi mi casca all'interno di questo intervallo, non ho praticamente differenza. Se invece meno del 95% dei valori in questo caso della lunghezza della coda dei gamberi maschi mi cade praticamente in questo intervallo, dico che c'è delle differenze. Praticamente dal punto di vista grafico io individuo una regione che è quella di valori che ho evidenziato in rosso chiaro, dopo mi calcolo in un modello la mia lunghezza della coda dei gamberi maschi e vedo sostanzialmente proprio se graficamente questa distribuzione mi casca fuori o dentro. Se è estremamente sovrapposta alla mia regione di equivalenza pratica, dico che praticamente non c'è nessuna differenza, mentre se mi casca al di fuori, dico che c'è una differenza statisticamente significativa. Questo approccio ha una serie di vantaggi, mi consente anche di quantificare per esempio la sovrapposizione tra distribuzione e ROPE e quindi di dire anche quanto una differenza sia significativa, che è una cosa che l'approccio dell'ipotesi nulla non fa. Torniamo al nostro modello. Ah, siamo già alla fine, siamo a quello piccolo. E vi faccio vedere adesso come incide diversamente l'importanza della distribuzione a priori per varie dimensioni campionarie. Allora, l'idea di base è che l'importanza della distribuzione a priori diminuisce con l'aumento del campione. Quindi la distribuzione a priori pesa tanto quando il campione è piccolo e pesa molto poco quando il campione è molto grande. Quindi, per campioni molto grandi si osserva generalmente praticamente una convergenza totale anche sui risultati della statistica bayesiana e della statistica frequentista. Però, per esempio, è utile, un po' come avere il servosterzo, se il mio campione è estremamente piccolo, io posso introdurre informazione nell'analisi specificando una distribuzione a priori abbastanza informativa. Per esempio, appunto, soprattutto per i parametri biometrici per i quali c'è una discreta letteratura, io posso dire a priori come sarà la mia posso dire a priori qual è la mia attesa sul valore del parametro. Si può vedere, ora vi faccio il caso dei coccodrilli e poi dopo si passa alla rope, così vi faccio vedere anche l'esempio dei gamberi e poi chiudo. Nello script c'è una parte finale che vi fa vedere anche come si fa la power analysis bayesiana, che è questa. Qui c'è uno script per simulare dei dati e fare la ROPE. Ci vuole parecchio, insomma. Infatti trovate anche un dataset che è quello che io ho calcolato con le simulazioni. Vi faccio vedere poi com'è possibile farla. Il test dell'ipotesi bayesiana, secondo me, è molto più facile da interpretare del test dell'ipotesi frequentista. E è più chiara anche la power analysis. Tra l'altro è molto più flessibile perché riesce a gestire anche situazioni dove la massima verosimiglianza a volte si pianta. Allora, abbiamo i nostri risultati. Sembra un po' la prova del cuoco che mettono a cucinare. Intanto si crea il dataset, non guardate questo perché vi prende paura. Cominciamo a vedere.
per 200 osservazioni, quindi per 200 attacchi di coccodrilli, vedo che... aspetta, si sposta così, questo si nasconde, se no vi incasinate. Che cosa vedo? Praticamente, io ho fatto un'estrazione di 200 attacchi dei coccodrilli dal dataset di 1600 osservazioni. E vedete, la linea rossa è quella che ha la distribuzione a priori informativa, mentre la linea blu è quella che ha la distribuzione a priori non informativa, quindi un uniforme, una cosa del genere. Vedete che ovviamente pesa parecchio sulla stima finale del parametro. Quelle che vedete plottate sulle distribuzioni a posteriori. Il colore rappresenta se la priori era informativa, quindi rossa, o non informativa, quindi blu. E ovviamente con la distribuzione a priori informativa la stima del parametro è più accurata, è meno variabile. Vedete che questa distribuzione è più stretta sostanzialmente, mentre invece si ha una stima molto più incerta e tra l'altro anche diversa del parametro per una distribuzione a priori vaga. Andando però a vedere cosa succede con 800 coccodrilli, quindi una dimensione del campione medio, vedete già che c'è pochissima differenza fra la posteriori tra i due gruppi, cioè ormai l'informazione introdotta con la distribuzione a priori pesa già parecchio meno e vediamo che questo effetto è praticamente annullato per 1600 coccodrilli, quindi per tutto il nostro dataset. Vedete che c'è una minima differenza sul valore atteso della distribuzione, magari una sarà 1,6 e l'altra sarà 1,7, e vedete che però c'è anche poca differenza nella variabilità della distribuzione a priori e tutto. Quindi capite che la distribuzione a priori condiziona il vostro risultato solo per dimensioni campionarie piccole. Andiamo a vedere come funziona la regione di equivalenza pratica e ci ricalcoliamo il dataset dei gamberi. Il dataset dei gamberi, non so se ve lo ricordate, praticamente aveva il peso dei gamberi in grammi, la lunghezza della coda, credo, no, sì, la lunghezza del corpo del gambero in millimetri, perché se vedo un gambero della Louisiana di 57 centimetri scappo, e poi il sesso dei gamberi, quindi maschio o femmine. Noi vogliamo modellare per esempio la lunghezza del corpo. Dall'analisi esplorativa, come vi ho fatto vedere, i quantili della nostra distribuzione sembrano essere associati bene a quelle di una distribuzione gaussiana simulata, quindi occhio e croce sembra abbastanza ragionevole modellare la lunghezza corporea come una distribuzione normale. E proviamo a vedere un pochino qual è la situazione tra i due sessi. Diciamo che non sembrano esserci grosse differenze tra femmine e maschi, però voglio fare il mio modello. Per esempio, la mia regione di equivalenza pratica è pari al peso mediano delle femmine, più o meno il 10% dello stesso, quindi se il 95% dei miei valori stimati del peso dei maschi casca in questo intervallo di differenza, io posso in questo intervallo individuato a priori, quindi se il 95% dei valori stimati dei miei maschi casca in un intervallo compreso tra meno 10% e più 10% il peso mediano delle femmine, non c'è nessuna differenza, quindi se mi cascano nell'intervallo compreso fra 40,05 mm e 48,95 mm non c'è nessuna differenza. Facciamo il modello, vediamo un po', ci mette un minutino e poi si vede un po' come si fa. Devo prima fare il summary e vedermi un po' a occhio il parametro, poi vedere se c'è stata la convergenza delle catene di Markov e dopo vedermi anche un po' il valore stimato del parametro. E che non è chiarissimo perché questa non è una variabile continua, ma è una variabile categorica, quindi adesso vi spiego anche come si interpreta. Poi qui vedete che plotto le stime del parametro e plotto gli effetti marginali e con questo comando mi estraggo la distribuzione a posteriori e con questo comando mi calcolo la percentuale dei valori della posteriori che casca all'interno della mia regione di equivalenza pratica. E alla fine vi farò anche una rappresentazione grafica. Poi abbiamo finito e vi mando a casa perché come sempre sto sforando di una decina di minuti. Sono il mentana della situazione. Allora, questo è il summary della mia regressione. Vedete che l'intercetta, io praticamente la variabile che mi interessa è sex, che ha due livelli, livello di riferimento sulle femmine e livello
successivo sono i maschi. In questo caso si vede che l'intercetta è 43,93, quindi diciamo il peso medio, diciamo, dei gamberi e la lunghezza media dei gamberi è 43,93, la lunghezza media delle femmine è 43,93 mm. E i maschi solitamente tendono a essere 1,43 mm più lunghi, più o meno 1,11. Vediamo un po', qua non c'è da convertire perché è una regressione gaussiana, il link è quello di tipo identity, per cui va interpretata così, non c'è da trasformarla. Posso plottare i risultati del mio modello, quindi questa è la mia stima dei parametri, sigma è un parametro della distribuzione gaussiana. Qua si vede che più o meno non c'è nessun pattern, quindi sembrano essere andate in convergenza bene. La convergenza è stimata anche da questo parametro R-hat che vedete nel summary, che deve essere sempre 1. E poi posso plottare gli effetti marginali, che mi rendono la situazione più chiara. Le femmine hanno una lunghezza attesa di 43,90 mm, i maschi si vede che sono leggermente più grandi. E questa è una cosa interessante. Come vi dicevo prima, la lunghezza dei due gruppi è diversa, ma in parte è sovrapposta. Diciamo che nella statistica frequentista non c'è nessun modo per giudicare se questa sovrapposizione è significativa o meno, perché tutti i valori praticamente all'interno di questi intervalli sono equiprobabili. Siccome nella statistica bayesiana in realtà non sono equiprobabili, ma sono associati, come si è visto prima, a dei valori di probabilità, io posso calcolarmi la ROPPO, quindi mi estraggo la posteriori con questo comando e mi vedo che percentuale dei valori cade nel mio intervallo individuato. In questo caso vedete che il 99,8% dei valori mi casca all'interno dell'intervallo, è quello che si vedeva prima, cioè praticamente quasi tutti i valori della mia distribuzione a posteriori dei maschi cascano nella regione di equivalenza pratica, quindi accetto l'ipotesi nulla e dico che la lunghezza, no, questa è la, ho scritto lunghezza della coda, però la lunghezza corporea dei maschi non è diversa da quella delle femmine. Io posso fare anche una ROP più stringente, per esempio un intervallo che voglio vedere se i maschi cascano in un intervallo più ristretto, che per esempio va da 44,05 a 44,95 mm, cioè il peso delle femmine è più o meno l'1% dello stesso, cambia l'intervallo. In questo caso vedo che soltanto il 23% dei valori della mia distribuzione a posteriori mi cade nell'intervallo e quindi posso dire che la mia lunghezza dei maschi è diversa da quella delle femmine. Infatti a occhio si vede anche abbastanza bene, cioè la maggior parte della mia distribuzione non casca nell'intervallo. Ci sono poi anche altri approcci, ci sono degli approcci che sono i test di direzionalità per vedere se un valore è positivo o negativo, però insomma quello importante è la ROP. Allora, qua sotto ci sono altri esempi, ora non ve li faccio vedere perché sono anche abbastanza ridondanti. È praticamente è un esempio con i coccodrilli. Qua c'è una power analysis, perché ovviamente in questo caso io posso dire se un esempio è, se un singolo modello ha dei risultati che sono significativi o meno. La power analysis bayesiana è molto semplice, cioè praticamente come in quella frequentista mi calcolavo, per esempio, su 100 repliche di un modello, la percentuale di volte che mi veniva fuori significativo, nella power analysis bayesiana semplicemente è la percentuale di volte con la quale un modello mi dà una differenza statisticamente significativa secondo il criterio della ROPPO, quindi la percentuale di volte in cui la mia distribuzione a posteriori ha meno del 95% dei lavori che mi cade all'interno della ROP, e trovate tutti gli esempi. Oggi ho sforato parecchio, vi chiedo scusa, spero però che la lezione sia stata interessante e niente, vi do appuntamento alla prossima, se avete dubbi scrivete alla mail. Ciao, buona giornata.